nella gara di andata è questa parata di Zubizarreta che ha salvato la sua rete. Concludiamo con la Sampdoria, che dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata ha resistito alla grande al forcing dei rumeni. I rumeni si sono confermati una delle migliori squadre del panorama calcistico europeo. La Sampdoria è rimasta praticamente in 10 dal 14esimo per l'infortunio di Mancini. Mancini che è stato ugualmente grande protagonista dell'incontro, avendo colto una traversa clamorosa al 44esimo. Ancora qualche azione d'attacco della Sampdoria in inizio di partita. La gara è stata dai due volti. Dopo un primo tempo sostanzialmente controllato dalla Samp, c'è stato un secondo tempo che ha visto la Dinamo di Bucarest tutta all'assalto, mentre vedete la gran traversa di Mancini, calcia quasi di esterno, sorprende nettamente il portiere avversario, ma la palla termina sulla traversa. Mancini, infortunato, è rimasto lo stesso in campo. Nel secondo tempo questa grande occasione per Raducciu, poi ancora tiri da lontano della Dinamo che ha premuto sino all'ultimo, ma la Sampdoria eroicamente in 10 quasi ha resistito. Grande prestazione di Beppe Dossena, che è stato uno dei migliori, ma tutta la squadra in generale ha ribattuto colpo su colpo ai quotati avversari. Qui vedete un'occasione per Cerezo, ma il suo tiro è terminato abbondantemente alto. Un colpo di testa di Cerezo sempre all'indietro ad anticipare Kamotarum, ha rischiato di provocare un'autorete. Poi una girata di Mancini terminata altissima. L'occasione più pericolosa, questo tiro in diagonale di Matteus. Finisce la partita con il trionfo dei Doria e un'invasione di campo che non ha fatto piacere al presidente Mantovani. Sentiamo le interviste del dopo partita di Irma D'Alessandro.